Capitan Coscione, domenica si gioca gara 1, playoff challenge Unipol Sai contro Biosyn Dexasora. Inizia un nuovo percorso, diciamo così, dopo questa regular season un po' così difficile. Sì, non ci nascondiamo dentro un dito, è stata una regular season molto complicata, avara di risultati positivi, però i playoff da sempre, sia quelli scudetto dagli ultimi 3 anni, anche questi playoff soprannominati challenge, danno la possibilità comunque alle squadre di riazzerare un po' tutto. Quindi noi cercheremo di scendere in campo agguerriti, cercheremo di sovvertire un po' il risultato che è stato domenica a Sora. Stiamo studiando, abbiamo già studiato quello che, insomma, gli errori fatti e le cose che potrebbero essere fatte meglio, e quindi speriamo domenica di metterle in pratica e insomma, di portare a casa una vittoria. Noi in questi playoff ci crediamo e vogliamo far bene per cercare un po' di risollevare le sorti di questa stagione. Mi hai un po' anticipato quella prossima domanda, nel senso che ovviamente hai detto che ci tenete, quindi a livello motivazionale il gruppo vuole fortemente far bene in questa serie. Sì, io credo proprio di sì, ci stiamo allenando forte. Noi secondo me ci stiamo allenando bene già da parecchio tempo, ma non riusciamo a portare a casa un risultato utile. Domenica siamo partiti un po' così così, anche grazie sicuramente a Sora che ha impresso da subito un ritmo alto in casa. Poi siamo rivenuti fuori, il quarto set siamo andati punto a punto per andare al tie break, non ci siamo riusciti. Ripeto, stiamo analizzando quello che non ha funzionato e io penso che la motivazione ci sia, quindi per quello credo non sia un problema. Il problema poi è trasferire in campo la propria carica e fare quello che tecnicamente e tatticamente è giusto fare contro un avversario. Quindi speriamo di trasformare queste energie positive poi in un risultato col campo. Sola, la classica bestia nera, in pochissimi anni è già 15 precedenti, al di là del dolcissimo ricordo di Coppa Italia di A2 del 2016, i laziali hanno quasi sempre avuto la meglio. Si può disinnescare con Petkovic o Sola ha altre armi a disposizione? Beh, sicuramente ha il bomber della 1 dalla sua, che è il giocatore che prende un po' tutte le palle importanti soprattutto, però anche nell'ultima partita, ma già nelle ultime partite anche precedenti, ha comunque un altro schiacciatore che è Nielsen, che sta facendo bene, in attacco un buon terminale offensivo, un ragazzo che ha un buon braccio, una buona potenza d'attacco, che a Sora per noi è stata abbastanza una spina nel fianco, quindi dovremmo stare attenti un po' a questi, soprattutto a questi due terminali offensivi, senza poi dimenticare ovviamente anche il resto. Sulla falsariga di quello che è avvenuto nel secondo set con Verona e comunque buona parte di quella partita può essere la battuta, la chiave di volta. Beh, sicuramente ormai nella pallavolo moderna la battuta la fa da padrone, quindi lo è stato domenica sia per noi che per loro. Noi abbiamo fatto secondo me abbastanza bene con l'assalto flotta, abbiamo fatto dei buoni danni, abbiamo battuto bene. Ci è mancata forse qualcosina con l'assalto, dove cercheremo un po' di fare meglio. Domenica, e anche loro hanno dalla loro comunque un paio di battitori di salto flotte molto pericolosi e un paio in salto, insomma, che sono stati una spina nel fianco per noi domenica. Da capitano, l'invito al pubblico calabrese di venire qui domenica. La società ha deciso di abbassare i prezzi popolarissimi per i settori liberi, solamente 1 euro, per questa partita che è importante per la società, ovviamente, per tutti voi. Sì, io capisco che ovviamente per i tifosi, per tutti quanti quelli che amano la pallavolo e piace venire a vederla,
È stata una stagione anche per loro complicata, no? Hanno visto parecchie partite brutte e quindi ovviamente capisco che possa venire meno la voglia di venire al palazzetto, però insomma noi cerchiamo di riazzerare tutto come ho detto prima, è un playoff, quindi c'è un'altra atmosfera e quindi spero che saranno numerosi, insomma, poi anche questa cosa che il prezzo è una cifra simbolica di 1 euro, credo che possa magari anche portare qui al palazzetto quelli più scettici o comunque quelli che magari ormai avevano rinunciato a venire, insomma, cercare di creare un'atmosfera ovviamente il più positiva possibile. Ultima cosa, sulla formula playoff, è stata cambiata rispetto all'inizio stagione, nel caso la Tonnocallipo dovesse superare gli ottavi, si giocano quarti di finale con la serie di al meglio delle tre partite con Golden State eventuale a gara 3, come la giudichi? Ma mi fa un po' sorridere che si debba arrivare a una settimana prima del playoff e ancora non si sa la formula. Questo non so da cosa dipende, se dai calendari, soprattutto delle squadre legate alle coppe europee o cosa, però mi fa molto sorridere che noi siamo arrivati ancora lunedì, non sapevamo come sarebbe stata la formula, quindi. Pazienza, noi scendiamo in campo e guardiamo chi c'è dall'altra parte della rete e per andare avanti in playoff bisogna vincere, non c'è la gara secca, bisogna vincere sempre una partita, una serie di partite, questo è il bello dei playoff. Il Golden State ovviamente è una cosa molto pericolosa, io preferisco ovviamente il 2 su 3. E giocarsi la gara, diciamo, bella, diciamo, il bello del passaggio del turno in una gara secca, piuttosto che un Golden Set, un set che è a 15 legato magari a degli episodi, insomma, non mi piace tanto come formula, però questo purtroppo hanno deciso tardi, quindi ci adattiamo, insomma. Grazie, in bocca al lupo, capitano. Crepi lupo.